Cioè, stati bravi a cancellare una brutta domenica come quella scorsa e avere una reazione da vera squadra e sono contento per la prestazione che abbiamo fatto e per i tre punti che abbiamo portato a casa. Tra l'altro, Marco, il capitano Brunetti mi ha dato due belle notizie, insomma, due conferme. Sul gol annullato tu eri in posizione ma non hai toccato quel pallone che si è infilato in porta sul tocco di Belloni, quindi diciamo gol secondo voi da convalidare. E poi che tra poco verrà a trovarci anche Manuel Giandonato, quindi se vuoi possiamo, Marco, compensare quei tempi che poi ci trascineranno verso la gara del Pescara. È il primo gol in Serie D del capitano? Con la maglia dell'Aquila sì. Sono contento, però l'importante era portare a casa i tre punti e fare una bella prestazione come abbiamo fatto. Hai preso un colpo sul gol del vantaggio in mezzo a una mischia clamorosa, però ecco, ha inciso parecchio, non solo perché ha sbloccato il risultato, ma forse perché vi ha sbloccato anche mentalmente, capitano. Sì, venivamo da una brutta, cioè proprio da una batosta e quindi forse avevamo qualche scoria ancora da quella partita lì e fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla e poi dal di lì è stato più semplice vincere la partita. Pagliari a noi ha detto eravamo in vacanza domenica, ha detto la verità? Abbiamo sbagliato proprio atteggiamento e seconde palle dopo l'espulsione, poi siamo proprio calati mentalmente e da lì proprio abbiamo avuto un blackout. In bocca al lupo perché domenica si torna nelle Marche, Pagliari ha toccato un po' ferro, però ovviamente c'è bisogno di continuare a correre. Sì, esatto, domenica c'è un'altra partita difficile contro l'Atletico Ascoli che gioca bene e quindi dobbiamo iniziare subito da martedì a preparare la partita.